sul mio canale in questo nuovo video, il secondo del 2023, dopo avervi raccontato la più bella delle cronaca che ho fatto in Liga quest'anno, e vi invito a vedere il video se ancora non l'avete fatto. Oggi è tempo di ricominciare a pensare alla YouTuber League, perché finalmente si riparte. Oggi che esce il video è mercoledì, tra tre giorni, giovedì, venerdì, quattro giorni, domenica il 15 gennaio, c'è Roma-Napoli. Si riparte dal girone del sud con il girone di ritorno del campionato di YouTube Italia, e quindi ho pensato, per rientrare un po' in clima, di raggruppare all'interno di questo video i gol più belli, più iconici, più importanti anche per quel momento specifico del girone d'andata. Cioè, prego, quasi tutti, perché ho detto questo comunque non lo puoi lasciare a casa, mettilo nel video. Quindi l'ho inserito. A questo punto vi lascio un lavoro molto importante, ovvero quello di fare la vostra classifica qui sotto nei commenti. I gol che vedrete sono 20, quindi scrivetemi la vostra classifica, metteteli in ordine, oppure semplicemente ditemi quello che secondo voi è il più bello, il più iconico. Prima di partire però, like per supportare il ritorno della YouTuber League, iscrivetevi al canale perché altrimenti vi perdete Roma-Napoli e tutte le partite che usciranno, soprattutto il calendario perché ve lo presenterò qui, e su Instagram, dove vi ricordo di seguirmi. Adesso a voi, godetevi i gol. Sarebbe il tocco su Steve, invece c'è quello su Mirko, aggancio comunque elegante, poi però chiude Reca con la garra e l'Inter riparte col capitano che va fino in fondo. Gnabry! Non poteva non segnare al Milan. Tradizione, 2-1. 2-2, e in questo momento si andrebbe ai calci di rigore. Occhio a Samoli intanto che può andare. Il Milan risponde col 17 sul destro. Primo palo per Samuel. Ha visto un angolo solo lui. 3-2, mostro. 2 perché c'è anche Savage. Fischia home. Va Savage che tocca Lorenzo Roma. Lorenzo Roma l'ha toccata piano sotto la traversa per il 3-2, e viene qui in camera ad esultare. Cristina, ti amo. È ripartito Savage velocissimo, lancia in contropiede con Savage che cerca Iaio, defilato, cross, Sespo! Sespo! Un gol pazzesco! Pazzesco! E poi esulta come Kvaratskhelia contro il Verona all'esordio. Matthew da Crispo che vuole farla passare su Stramacci e segna! Tripletta! 5-4! E Napoli che rientra in partita, ma attenzione perché c'è Mattalini che ha preso un colpo. C'è Mattalini che ha preso un colpo. Col cucchiaio Sespo! Col cucchiaio Sespo! Fa solo gol magnifici oggi. Una rovesciata, un cucchiaio. Mirko gli dà il 5, anzi il 10. Guter. Anche zona tiro, vediamo se va sul destro. Sì. E va anche in porta! L'ha fatto bellissimo Guter! Sempre lui, come contro il Milan, ad inventare 1-0. Insiste la Juve, occhio all'asse Fratino Toselli che sta funzionando. 1-2 che si chiude, Fratino, forte, deviazione. Toselli! Toselli! 3-2! La Juve è viva! Arriva il fischio. Fratino! 4-4! 4-4! Ha pareggiato la Juve! Che gol! Lato corto della rigore, si accende ancora Mirko, di punta! Traversa incredibile! Mamma mia! Rimane in attacco Napoli con Di Mauro! Grandissimo gol del Napoli! Schizza nelle mani di Dario. Prova un anticipo, attenzione la palla che rimane di Fius! 4-1 Napoli! Principe Di Mauro! Mamma mia che gol!
5-1 Napoli, fantastico gol di Di Mauro. Lungo colpo Gobbo, cercare Capoluchi, prolungato Pippega, doppia rovesciata! Rovesciata del Pippega! 2-0 Juve, ci ha provato contro l'Inter, ci è riuscito contro il Milan. Pierino, non so se stia esultando oppure no. Esulta e come? 2-0 Juve. Fratino, dentro per Campolunghi, che fa sportella, vince il duello con Steve! Tripletta di Campolunghi, che stavolta l'ha fatto bellissimo! 5-2! Voilà! Mirko da Berlini, dentro c'è Lazza, il tocco è per Philadelphia, che si lanza in cancia! Marco Philadelphia! Benvenuto nella YouTuber League! Ha fatto un gol spaventoso! Spaventoso! 5-3, la partita c'è. Pippega a tornare sul pallone, Fratino ce l'ha sul destro, cerca l'imbucata, che è un tiro, Campolunghi! Campolunghi, una sentenza! 7-5, 7-5, 4 gol di Campolunghi, 4 gol di Campolunghi. Lazza morbidissimo, secondo palo Philadelphia, stop! Destro! Destro! 8-7! 8-7! E allora Occhio, Sequel la recupera, che aggancio da parte di Sequel. Queste sono le giocate che ci piacciono, allora attenzione Federico, che la passa a Principe, e si appoggia a Mazzei, Occhio a Mazzei, la Roma alla ricerca del gol del 2-1! Che arriva adesso! Roma in vantaggio, 2-1! Valerio Mazzei! Vantaggio meritatissimo per la Roma! Mamma mia che partita ragazzi, al cardio palma! Dentro il campo, poi verticale su Savage, controllo per prepararsi il destro, lo spazio non c'è e quindi fuori per Alberti che la perde, si gioca, è ripartita veloce la Juve, col pallone su Campolunghi che punta Gigi, Campolunghi! Campolunghi! 4-2! Si toglie la maglia, viene qui a dedicare il gol a una persona precisa, ad Alice Muzza, e poi c'è anche il bacio, 4-2 per la Juve, eccolo qui il momento, attenzione, attenzione perché sta tornando sul dischetto il 9, sta tornando sul dischetto Luca Campolunghi, che vuole riprendersi ciò che gli è stato tolto prima. Campolunghi contro DC System. Col cucchiaio! Col cucchiaio! La Juventus vince la finale d'andata della YouTuber League con la classe, con la qualità, con gli attributi, con il genio Luca Campolunghi. Abbiamo rivissuto in pillole, in gol, il girone d'andata, lo stiamo rivivendo con le emozioni di Toselli e della Juventus che hanno alzato la coppa, perché la Juventus ha vinto il girone d'andata e adesso vedremo quel che succederà nel girone di ritorno, perché si arriverà alla finale di ritorno e poi alla finalissima, ma la struttura signori non è tempo di ricordarla oggi, uno perché la sapete, due perché lo faremo con Roma-Napoli e con tanti ospiti per aumentare sempre di più la qualità di questo campionato di YouTube Italia. Un bacione, never give up, da me e dalla felpa del Borussia Dortmund. Ditemi nei commenti di che anno è, vediamo se indovinate. E alla prossima, se siete di Roma, ci vediamo al Ciriaci domenica. Ciao!